Eccoci nuovamente insieme dopo il TG, pronti per la seconda parte di Calcio.Basket. Andiamo subito a presentare i nostri ospiti. Premetto che vedremo anche delle belle immagini, anche di una proposta di matrimonio particolare. Le vedremo nell'arco di questa seconda parte. E allora risalutiamo il nostro Attilio Fabbri. Grazie, buonasera ancora. Intanto noi abbiamo, durante il TG abbiamo anche mangiato. Ottima la crostata, facciamo i complimenti. La ringraziamo ancora la signora Anna che tutti gli anni ce la manda. Davvero, davvero eccezionale. E presentiamo il direttore sportivo dell'Alfonsina, Giovanni Alcerati, buonasera. Ciao a tutti. Ormai quasi ospite fisso di Calcio.Basket, però siamo contenti perché ci racconti anche di altri campionati, quindi anche l'assenza di Attilio, bravo, grazie, perché siamo riusciti anche grazie a te a poter parlare anche di altri campionati. L'attaccante dell'Alfonsina, Riccardo Innocenti, buonasera. Buonasera a voi e grazie dell'invito. Grazie a te per essere qua dopo prima esperienza in televisione in Romagna, la diciamo. Mai stato in televisione. Prima noi. Grazie, allora esclusiva. Grande onore, attenzione perché centesimo gol in categoria per te proprio ieri. Sì, quindi per un compleanno almeno, importante. Almeno in eccellenza sono arrivato a 100. Ero arrivato corto ovunque. Butta via. Io non lo butterei via come dato. E poi abbiamo invece, per quanto riguarda il Tropical Coreano, il direttore sportivo Filippo Cipriani. Buonasera Filippo. Buonasera, grazie. Anche a te bentornato a Calcio.Basket. Il centrocampista del Tropical Coreano, Gabriele Ricci. Buonasera Gabriele. Buonasera. E il presidente del Rimini Beach Soccer, Leonardo Zigliani. Buonasera Leonardo. Grazie ancora. Perché parleremo anche di Beach Soccer, quindi di questa nuova avventura con questa società che praticamente è quasi ripartita da capo, no? Nel senso che ha fatto un notevole restyling anche del logo, molto bello, l'abbiamo presentato proprio in diretta su Icaro TV. E questa sera poi Leonardo, il presidente Zigliani, ci racconterà anche di un'opportunità anche per tutti i giocatori che volessero avvicinarsi a questo sport facendolo appunto già a un ottimo livello come quello che andrà ad affrontare la nostra squadra biancorossa, la squadra della nostra città, della città di Rimini. Però partiamo dall'Alfonsine perché abbiamo tante cose di e non solo di calcio, non parleremo solo di calcio in questo caso, ma di tante cose. Allora, partiamo dal risultato. 3-1 sulla Fiericcione, al 23esimo Riccardo avevi fallito un calcio di rigore, parato da Basilico, ma tra l'altro poi ho visto la ribattuta, adesso tra poco la rivedremo, è una cosa assurda perché c'è stato un salvataggio sulla linea, è una cosa mostruosa davvero. E poi gol di Salomone allora al 43esimo, poi Martino al 16esimo della ripresa, Docente su rigore al 28esimo sempre della ripresa e poi finalmente è arrivato il gol numero 100 in eccellenza per te al 39esimo della seconda frazione. Allora parto da te Riccardo nel farti commentare questa partita, intanto possiamo anche far vedere qualche immagine relativa proprio a quanto accaduto tra Alfonsina e FIA, immagini di Alberto Vistoli che ringraziamo perché l'ha caricata insomma su YouTube e quindi ci permette anche di proporla al nostro pubblico. Riccardo, raccontami un po' questa gara. Ma è stata diciamo una classica gara di fine stagione dove sia noi che loro non avevamo più niente da chiedere, diciamo, e quindi dai, è stata una bella partita, molto aperta, noi diciamo abbiamo avuto più occasioni, a parte il rigore fallito, nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni, ma anche... Ecco, scusami, siccome lo stiamo vedendo, cioè guardate, è una cosa incredibile, la parata del portiere, il pallone rimesso in mezzo, hai riprovato... Ma poi non l'ha presa quello sdraiato, l'ha presa l'altro che arrivava da dietro. È una cosa incredibile, non so se tu sei più rammaricato per il rigore, per la parata sul rigore o per quello dopo, perché è arrivato dal nulla. Sì, quello dopo pensavo di essere da solo, sinceramente. Un fantasma che si è... insomma, ormai non è che... Incredibile. Poi Antonio Salomone ha fatto un bellissimo gol. Questa è la rete di Martino che è un 2001 che in 60 minuti giocati ha già fatto due gol, quindi complimenti a lui. Qui un'altra grande opportunità, qui sì. Qualche dribbling di troppo, e poi lo scarico. Sì. Diciamo difese un po' allegre, però vista l'importanza diciamo relativa della partita. Poi ci comunque, sta, comunque ci a noi interessava vincere perché credo che sia il record di punti nella storia dell'Alfonsine. E quindi anche quella è una bella soddisfazione, soprattutto per la società, per anche l'allenatore.
E poi è arrivato appunto il, poi è arrivato il gol, sì, il gol che diciamo non è proprio tra i tuoi più belli. No, no, però, è un gol di rapina, vale. Però è un gol molto importante perché è il centesimo, sì, in categoria, quindi credo sia un gol insomma da ricordare. Fa cifra tonda, sì, sì. Coronamento comunque dai di un finale di stagione bello per l'Alfonsine e anche per me. Ecco, adesso passiamo al Tropical, dopo torneremo con altre immagini, anche con la festa, con la torta, insomma, vi siete proprio giustamente, insomma, avete festeggiato alla grande questa vittoria del campionato. Allora, Filippo e Gabriele, parlatemi di questo 0-0 in casa della Vismisano, fondamentale per voi perché, insomma, sappiamo era la sfida in cui si decideva, anche complice quella penalizzazione che vi ha un po' fatto arretrare, no? Rispetto all'ultima volta che è divenuto, no? Il nostro ospite, mi riferisco al direttore, siete riusciti grazie a questo pareggio proprio a tenere, diciamo, a distanza la Vis e a centrare l'obiettivo. Sì, diciamo il campionato ci ha messo nella condizione di vivere un paradosso perché con due risultati su tre eravamo nei play-off con la sconfitta addirittura fuori, malgrado avessimo condotto per quasi tutto l'anno un campionato da terza forza del torneo. È stata una partita molto difficile, è stata una partita dove abbiamo sofferto anche per larghi tratti, soprattutto nel secondo tempo, l'energia, anche la qualità del Misano, però la posta in palio era assolutamente fondamentale per noi e anche inconsapevolmente avere due risultati su tre a un certo momento della gara ci ha messo nella condizione di proteggere il pareggio e alla fine è andata bene seppur con qualche patema d'animo. E intanto mi è arrivata la comunicazione dalla regia che abbiamo gli sms bloccati, quindi indicazione per chi vuole appunto comunicare con noi, quindi mandarci i messaggi, mandateli tramite WhatsApp, tanto ormai sono, credo ce l'abbiano praticamente tutti, quindi tramite WhatsApp tutto ok, ne stanno arrivando alcuni, tramite sms invece c'è stato comunicato un blocco in questo momento in regia del telefono, della strumentazione, non so bene che cosa ci sia. E che partita è stata questo 0-0? Perché avete avuto una bella occasione, un palo anche. Siamo partiti bene il primo tempo, subito dopo 7 minuti Matteo Vitaioli ha preso subito un palo. Abbiamo fatto altre due o tre ripartenze importanti, poi nel secondo tempo ci siamo un po' abbassati e il Misano ci ha un po' messo sotto, chiaramente loro avevano l'unico risultato di vincere. E siamo stati bravi dietro a tenere sia la fase difensiva che a centrocampo, abbiamo retto bene e alla fine quando l'arbitro ha fischiato si è esplosi e siamo contenti. Dai, penso che sia merito al Misano per la partita che ha fatto, per il campionato, ma dopo quello che ci è successo, dopo abbiamo passato due mesi tra squalifiche di giocatori per la penalizzazione, i 5 punti Che non sono stati, diciamo, pochi, insomma, nel complesso. Abbiamo dovuto raggiungere i playoff, diciamo, due volte. Se no andavamo a giocare a Misano, che eravamo già ai playoff da due giornate. Quindi eh già. Siamo contenti. Adesso ci manca la ciliegina sulla torta. Domenica, speriamo, dai. Ricordiamo un errore, diciamo, da un punto di vista della, diciamo, della segreteria nel tesseramento dei giocatori, ricordiamo per chi non avesse seguito la vicenda, con squalifiche, punti di penalizzazione, ben 5, insomma, quindi, insomma va un po' compromesso. Ricordo, parlavamo di terza forza l'ultima volta appunto che eri stato nostro ospite e poi vi siete ritrovati invece indietro a dover rinseguire i risultati. Giocatori importanti per, diciamo, Pasini, Stanco, Bucai, che infatti ieri giocare stanco e Pasini sono stati determinanti. Adesso diciamo vi potete giocare tutte le vostre carte. Andiamo là, speriamo, dai, dobbiamo solo per forza vincere, quindi andiamo là determinati e non vediamo l'ora, dai. E ci provate. Ci proviamo. Leonardo, allora partiamo da dove eravamo rimasti, nel senso che proprio qui in diretta su Icaro TV il Rimini Beach Soccer ha annunciato una nuova era, no? Di questa società biancorossa, relativamente giovane, di uno sport che sta prendendo molto piede, che anche è piuttosto spettacolare, insomma, perché guardando le immagini, insomma, mi capita, no? di girare, di vederle, sicuramente, insomma, quando è fatto a buon livello è uno sport molto spettacolare. Che campionato farà la nostra squadra, la squadra di Rimini, Rimini Beach Soccer? Noi abbiamo deciso, visto che l'anno scorso eravamo ospiti a Bellaria
e visto che quest'anno non si è riuscito a trovare un accordo sia col comune e con altre sinergie di avere effettivamente un campo dove poter regolarmente allenarci e giocare qua a Rimini, abbiamo preferito quest'anno sviluppare un progetto a 360 gradi ma in varie direzioni. Cioè sicuramente noi faremo un anno di esperienza cercando di tirare su più ragazzi del territorio e partiremo da un campionato di Serie B. Per quanto avevamo la possibilità di iscriverci al campionato di Serie A, ma non ci sembrava adeguata la situazione dove non hai effettivamente un vero campo, una sede dove poterti allenare con serenità e con tutti i giorni. Ricordiamo, sì, è stato fatto l'anno scorso, esatto. Però va a tappe, quindi si esatto. Gira in continuazione, cioè una volta si è a Bellare, una volta si esatto. È in altre città, insomma, quindi in giro per Italia. Abbiamo deciso prima di tutto di partire con un discorso dove molte società calcistiche si stanno aderendo, quello di creare un vivaio dove tanti ragazzi che giocano a calcio possono durante il periodo estivo cimentarsi a imparare le tecniche che secondo me è fondamentale soprattutto anche per il calcio. Il discorso di giocare a piedi nudi vuol dire aumentare la propria percezione, sensibilità e migliorare l'aspetto tecnico. E posso dirti tranquillamente che, faccio un esempio, il campus che faremo quest'estate, cosa che ci ha fatto gradito piacere, due bambini che sono due portieri, quindi dovrei allenarli io, giocano nel Bayern Monaco, ci hanno chiesto di venire qua a provare a fare il campus. Quindi questa è una cosa che non ci fa molto piacere. Noi stiamo vedendo che adesso tantissime società professionistiche, faccio ad esempio l'Entella, quest'anno l'Entella aprirà con una loro propria effettiva squadra di beach soccer, Barcellona adesso ha fatto la squadra di beach soccer, cioè ormai sta diventando, diciamo che molte società professionistiche si stanno muovendo in questo campo. Noi abbiamo deciso in sinergia con altre persone di, prima di tutto, di, tramite dei privati, di avere effettivamente un campo, quindi quest'anno è un progetto, uno sviluppo per avere qua a Rimini una struttura privata dove speriamo che l'anno prossimo almeno 4 mesi abbiamo il campo. E essendo poi una struttura privata ci dovrebbe permettere questo di non avere le problematiche demaniali. Stiamo sviluppando attraverso queste persone un progetto dove i nostri atleti che parteciperanno quest'anno, questo inverno andranno a Dubai a giocare. Quindi sarà anche un'esperienza internazionale. Ribadisco che per noi è un percorso per far sì che spero che un ragazzo di Rimini possa un giorno essere alle Olimpiadi con la nazionale. E se non sbaglio quest'anno le Olimpiadi dovrebbero essere in Uruguay, non sono sicuro, comunque si parte ormai con il progetto delle Olimpiadi e questa secondo me è una cosa bellissima. E stiamo sviluppando questa squadra, anzi io spero che tanti ragazzi del territorio si abbiano voglia di provare e cimentarsi in questo sport. Ricordiamo che come date, diciamo, si riesce a giocare a calcio e a beach soccer, sì, esatto. Perché ci sono tanti giocatori che lo fanno. Sì, sì, guarda, tranquillamente. Anzi, io penso, sto vedendo che ultimamente molti giocatori che fanno eccellenza nazionale dilettanti si stanno buttando in questo settore proprio perché probabilmente aumenti anche l'asticella di, non dico solo tecnico, ma anche a livello di preparazione. Perché subentrare in questo sport devi avere comunque una mentalità professionistica, cioè nel senso che prendi un impegno, un progetto e devi avere la serietà e la costanza di allenarti regolarmente. La sabbia, per quanto sei tecnico, non ti regala niente, quindi devi essere non solo tecnico ma anche allo stesso tempo ben preparato. Quindi insomma è uno sport duro che però insomma aiuta anche poi a sviluppare l'abilità calcistica anche esatto. Poi su erba o su sintetico. No, molte società professioniste di calcio stanno proprio iniziando in struttura al coperto ad esempio a portare i bambini e a cimentarsi proprio a giocare sulla sabbia perché comunque migliora tantissimi aspetti. È cambiata proprio radicalmente la mentalità, cioè le società professioniste, quelle tedesche, quelle svizzere, io parlo di Serie A di calcio, cioè si sono resi conto che le famose leggende che chi si allenava sulla sabbia creava problematiche, che ne so, problemi tendini, questa è completamente scomparsa questa teoria. Adesso sono proprio loro che anche a livello di fase di recupero fanno allenare sulla sabbia, ma stanno iniziando proprio i bambini, cioè, a farli insegnare. Quindi per noi questo progetto ci è molto piaciuto, il discorso di poter tirare su una squadra del territorio e questo inverno cimentarsi a Dubai. Noi a Dubai non porteremo solo la squadra ma porteremo anche un progetto di accademia. Cioè, come tu ben sai, alla prima presentazione del logo noi abbiamo persone che da noi hanno fatto 15 anni ad allenare a Brescia, 10 anni ad allenare all'Atalanta. Tu sai bene che queste persone hanno allenato Pirlo, Locatelli, verranno con noi a Dubai a insegnare ai ragazzi arabi come si fa a giocare.
Bello, un progetto molto interessante. Poi torneremo a parlarne. Adesso però dobbiamo fare a te il nostro giro di campionati. Allora, partiamo dal campionato di promozione, ovviamente girone D. Qui abbiamo già due verdetti, adesso è arrivato il terzo, adesso il Tropico Coriano, domenica prossima a Cervia si gioca il playoff, in bocca al lupo, visto che sono qui, è una squadra più vicino a noi del Cervia, noi giustamente non dovremmo dirlo, ma io personalmente dai tifo per il Coriano. Va bene, ti vuoi esprimere, per me sono tutte squadre romagnole, quindi che vinca sì, la più forte. Io devo mantenere la distanza. Una squadra vicino di casa, io sono vicino Coriano, quindi... Certo, abiti vicino. Dico la verità, dai. No, ma sicuramente, insomma, una simpatia per il Coriano ce l'abbiamo, però insomma, sì. Anche il Cervia non è che voglia, non abbia niente contro il Cervia. No, per carità, no. Il Cervia farà la sua partita, anzi, il Cervia tra l'altro ha due risultati, ci sono i supplementari, bisogna stare attenti. E poi dimostrazioni, il Coriano stesso lo sa che anni dietro, quando erano in promozione, adesso non c'era Cipriani, ma Fia Riccione, Marignanese, Coriano e Castrocaro, Fia Riccione con 18 punti in più, il Castrocaro che era arrivato con 18 punti di scarto è andato sul Castrocaro, quindi è dimostrazione che i playoff è tutto un altro campionato, è tutta un'altra cosa, bisogna lottare, bisogna fino alla fine, non è detto che la favorita vinca. Allora, qui diamo anche i verdetti finali. Sì. Sapevamo già. Allora, promosse sono due, sì. Perché c'è Ronco del Weiss che ha vinto il campionato, play-off, ma anche la del Duca Ribelle per la vittoria della Coppa Italia di promozione. Playoff, abbiamo già detto, Cervia contro Tropical Coriano. Playout, Igea Marina contro Stella. Questo è un bel playout perché sono due squadre che la devono giocare tutte e due, sono due squadre molto preparate e in me domenica sarà una lotta. Sempre con il vantaggio dell'Igea che giochi in casa, che gioca in casa. Il risultato, ma partite uniche, chi ha la mentalità, chi ha i giocatori con le gambe, chi ha mentalità specialmente, perché ci vuole una bella mentalità, i nervi saldi, anche il Coriano vedo che avrà qualche riflessione, si è fatto buttare fuori Borghini ieri ancora, quello è un giocatore che è molto bravo, peccato che c'ha il carattere che si fa buttare fuori specialmente adesso nelle partite che contano, è un giocatore che gli poteva contare molto anche per loro. Però insomma farete di necessità virtù, per forza. Ma con tutte le squalifiche che hanno avuto penso fosse una sola squalifica, ma una passeggiata di adesso, salute adesso conta veramente questa. Si sono ritrovati con la squadra decimata c'è certo la possibilità punto. Le hanno rimontate, questa è quella che conta veramente. Per completare il quadro ricordiamo sì. Retrocesse Fratta Terme sì. Civitella e Morciano insomma che sapevamo già però che hanno onorato fino alla fine il campionato anche sì, ieri fino all'ultima giornata partita. Tutte le squadre hanno onorato fino all'ultimo, non hanno mollato e questo fa piacere. Campionato di eccellenza. Allora, anche qui si sapeva già dell'Alfonsine che aveva già vinto il campionato, il Progresso è arrivato al secondo posto, adesso farà gli spareggi che sarà una bella lotta perché c'è da viaggiare anche. Questo era un campionato diciamo... che sembrava che nessuno lo volesse vincere quest'anno. E alla fine l'ha voluto vincere l'Alfonsine. È rimasto in testa dall'inizio alla fine e l'ha vinto. E qui però era una giornata importante perché c'era la lotta, sì, playout e anche retrocessione, sì, anche diciamo alla fine con la combinazione dei risultati, sì, diciamo più playout che retrocessione, però sì, stamattina ormai diciamo il gap c'era, però Corticella che era molto molto avvilito, molto arrabbiato anche con la federazione. Perché dice la Marignanese è andata a giocare non col portiere titolare, non con i giocatori titolari, però la Marignanese sono partite che non gli dicono più niente, come fanno tutte le squadre, come la Fia Riccione ieri ha fatto giocare Passaniti, ha fatto giocare Basilico, ma quando le partite non ti dicono niente, dà soddisfazione a chi si è allenato tutto l'anno e non ha mai giocato. Certo, diciamo purtroppo che... succede in tutte le squadre. I campionati è un diritto della società mettere in campo anche i giocatori che ha giocato di meno quando ha raggiunto il suo obiettivo. Sì, poi è chiaro che dice, è una questione anche di fortuna, se di sfortuna, il punto non andava a prendere 6 gol a medicina, però il pro e il contro purtroppo quando ci capita bisogna stare lì. Adesso ci sarà il Cattolica che si gioca proprio a Corticella,
Il play-out sarà dura anche per il Cattolica, perché il Corticella c'è il dente avvelenato, non è una brutta squadra. Il Cattolica ultimamente purtroppo abbiamo visto che problemi societari, problemi extracalcistici, dovrà lottare. Vigino farà di tutto che vuole portare questa salvezza, ma sarà molto molto dura. Ricordiamo, play-out Corticella Cattolica, quindi si giocherà in casa del Corticella il 12 maggio, sì, quindi ci siamo già, e poi Faenza San Paimola. Con il Faenza che avrà il vantaggio del fattore di giocare in casa. Esatto. Retrocesse, questo in effetti si sapeva già, Massa Lombarda e Cotignola con 32-28 punti erano già staccate, quindi era un verdetto già scritto come quello dell'Alfonsine. E allora torniamo proprio in caso Alfonsine. Perché, direttore, è successo una cosa. Qui quest'anno è successo di tutto. Sì, di tutto. È successo anche una dichiarazione, una richiesta di matrimonio, anzi, non solo una dichiarazione, una richiesta di matrimonio che è stata effettuata proprio alla fine dell'ultima partita. Vediamo le immagini, poi le commentiamo. Da una prima che chiamiamo iniziatori, errore mio. Paolo Mazzoni. Un attimo di partenza. Detto di sì, in diretta non ce l'abbiamo, è un problema. Succede anche questo quest'anno. Sono i rischi di dire: se vinciamo il campionato mi sposo, poi lo vinciamo davvero. C'era la scommessa dietro? No. Ricordiamo, è stato Lusa, il vostro portiere, che ha chiesto ad Alice appunto di sposarlo, quindi esatto. Insomma, un gesto romantico che ha voluto coinvolgere tutta la squadra, però. Sì, è una cosa che ha organizzato lui e la squadra ha avuto piacere di partecipare a questo momento. Ecco, dice, non so se eravamo aperti o no, ma ha risposto sì lei, sì? Sì, ha risposto. Davanti a tutto lo stadio, una figuraccia, no? Ha detto sì. Bene, allora Riccardo, mentre tra poco poi possiamo anche vedere le immagini del post, anche dichiarazione, quindi post partita, post dichiarazione, con i festeggiamenti, vi siete chiaramente fermati anche a mangiare, anche la torta, insomma tutto, avete festeggiato come giusto, insomma, la fine di questo campionato spettacolare per voi, perché insomma, quando si fanno 73 punti, in 34 giornate con 23 vinte, 4 pareggi, 7 sconfitte, 61 gol fatti, 44 gol subiti, ma insomma con appunto soprattutto questo dato di 73 punti, direi che insomma c'è tutte le carte apparecchiate per poter festeggiare. E allora chiedo Riccardo, visto che Giovanni ci avevi già detto anche nelle settimane scorse un po' le tue sensazioni, chiedo a Riccardo un po' che campionato è stato, come l'hai vissuto? Ma io l'ho vissuto, diciamo, da gennaio, perché nella prima parte del campionato ho giocato a classe, dopo, diciamo, che avevo fatto la stagione scorsa ad Alfonsine. Quindi posso dare un giudizio sul girone di ritorno, che come tutti gli anni e in tutti i campionati è un campionato a parte, perché i punti iniziano a pesare e magari i discorsi che si dicono nessuno voleva vincere campionato, secondo me è relativo, perché comunque i punti 73 sono i punti per vincere un campionato e le difficoltà magari che abbiamo avuto noi in certi momenti le altre diciamo nostre concorrenti le hanno accusate molto di più, perché se non mi sbaglio il Castelfranco a fine girone d'andata era un punto da noi e ha chiuso 9-10 punti da noi. Quindi noi abbiamo perso dei punti, qualche punto, ma gli altri diciamo ne hanno persi di più, in virtù del fatto che squadre magari come il Cotignola, che nel girone d'andata avevano fatto pochissimi punti, poi hanno fatto un girone di ritorno incredibile, e difficilmente penso che l'ultima e la penultima in classifica in un campionato di eccellenza abbiano fatto, non mi sbaglio, più di 30 punti o... Il Massa Lombarda 32 e il Cotignola 28. La delusione di sta campionato è stato proprio il Castelfranco,
Castelfranco, che ha voluto venire volontariamente in questo girone, perché gli altri anni erano nel girone di là, perché forse si credeva che trovava un campionato più facile, invece ha trovato molte difficoltà. Ma sicuramente, adesso io non sono un grosso esperto dell'eccellenza, rispetto all'anno scorso, rispetto al primo anno che l'ho fatta con Ravenna, è stato veramente un campionato dove se tu dovevi scegliere a un certo punto di giocare col Castelfranco o col Cotignola, era indifferente, cioè guardare il calendario non serviva, perché appunto l'ultima poteva vincere contro la prima. A noi il Cotignola ci ha fatto 3 gol ad Alfonsine, abbiamo vinto 4-3 al 95esimo, per dire. Il Massa Lombarda ci ha battuto, che poi è retrocesso, ha vinto 3-2 contro di noi, quindi veramente un campionato dove tutti potevano battere tutti, ma perdere, e probabilmente la nostra forza è stata quella di reagire sempre alle battute d'arresto e comunque avere dei giocatori che individualmente probabilmente erano più forti delle altre squadre, insomma, oltre che un lavoro sicuramente professionale che, si sa, in eccellenza non è sempre così scontato. Ecco, in attacco, insomma, l'Alfonsine aveva sicuramente il meglio, insomma, che possiamo dirlo, no? Attilio, possiamo dirlo, perché i dati ancora il meglio che questa categoria potesse proporre. Innocenti. Ma adesso si fa fatica a parlare di se stessi. Salomone, sì, però, insomma, gol, Salomone, te, insomma, una cosa sicura, siete... Antonio, posso parlare di Antonio Salomone, per me è un giocatore che in questa categoria, no, per me fa la differenza, tutti gli anni fa 20 gol, è un giocatore che io avevo giocato contro qualche volta, appunto quando ero a Ravenna, e la cosa che mi ha stupito di più di lui, non le qualità, perché quelle le conoscevo, tecniche, ma le qualità morali, perché è un giocatore che a cui non interessa solo segnare ma vincere, e in questa categoria il voler vincere e la determinazione per portare a casa un risultato, primo, non è scontato in virtù del fatto che i giocatori non sono professionisti, e quindi avendo anche un altro lavoro magari il desiderio e la voglia di ottenere un risultato non è mai una priorità oppure scontata, e lui mi ha stupito da questo punto di vista, oltre al fatto che comunque in squadra c'era un'ossatura magari costruita l'anno scorso dopo una retrocessione, con dei ragazzi, con mio fratello, insomma, che è rimasto, che sicuramente è il regista più forte della categoria, e dei ragazzi che l'anno scorso avevano dato comunque il massimo e hanno raggiunto un bel quinto posto, con tanti giocatori usciti dai settori giovanili di Ravenna, di Alfonsine, e con molta fame, insomma, che lavoravano a livello professionale, uniti all'allenatore che, diciamo, aveva le stesse ambizioni, e si è creata una miscela con dei vecchi, diciamo, compreso anche Simone Lusa ed altri, che hanno dato equilibrio e magari un po' di qualità, e dei giovani che hanno portato quell'entusiasmo per poter ambire a quello che magari uno della mia età ancora non, cioè, per ovvi motivi non può più ambire. Direttore, avete già iniziato a mettere le basi per la squadra della prossima stagione? Ancora presto? No, sinceramente ancora. Avete appena finito, dici, però. Sì, esatto, poi bisogna vedere. Se rimane anche il direttore? Sì, va bene, anche quello. No, perché leggendo i messaggi tutti cercano. Cosa chiedono? Si rimane anche il direttore. Allora, sì. Vediamo, leggiamo allora qualche messaggio, vai. Sì? Alcerati numero 1 assoluto. Le scarpe bianco-rosse sono un auspicio per diventare il DS del Forlì o del Rimini. Si faccia sapere i programmi futuri, essendo un vulcano in ebollizione. Programmi futuri al momento sono le ferie, perché comunque è stata un'annata lunga, è andata bene su tutti i fronti, su tutti e due i fronti. Per quanto riguarda il prossimo anno, ripeto, per me non è vincolante la categoria, è vincolante il fatto che ci sia un progetto serio e l'organizzazione, perché l'organizzazione nel lungo periodo è quella che ti porta i risultati. Cioè, una squadra può vincere anche se non è organizzata la società, ma è un fuoco di paglia. Nel lungo periodo si vince con l'organizzazione, con la voglia di vincere e portando dentro, all'interno, persone che hanno già vinto
mixate con persone che hanno invece voglia di dimostrare qualcosa, che è l'unico motivo per cui abbiamo vinto quest'anno. Le scarpette non c'entrano niente, insomma, sono a caso. No, portano bene. Ah, ecco perché portano bene. Non le ho più cambiate. Va bene, andiamo. Una domanda per il DS al Cerati. Notizie di mercato danno Mister Linguerri lontano dal Ronco. Lei ne sa qualcosa? So che chi lo prende fa un affare, perché è un ragazzo molto preparato, con delle doti di empatia che non sono comuni in questo livello. Ragazzo positivo, che, con cui ho avuto il piacere di lavorare, che ha la cultura del lavoro, ma riesce a dire tutto con un sorriso, riesce a farsi volere bene, e penso che se dovesse decidere di intraprendere di tornare a fare, perché l'ha già fatto il primo allenatore, dove fra l'altro ha già vinto dei campionati, sia una risorsa importante, chiunque lo prende fa bene alla sua società. Poi è anche giusto che prenda la decisione di fare lui il primo allenatore, fare il secondo Ronco, uno che ha già lavorato, come diceva Giovanni, ha già vinto i campionati, quindi è giusto che ormai è ora che decida da solo, che vada avanti. Che prenda una panchina direttamente. Ok, andiamo, questo? Al Cerati numero uno in assoluto. Tutti per te. Bentornato Attilio, colonna di calcio.basket, nonché collega della Domenica Sportiva. Anche questa settimana ha indovinato i pronostici. È vero. Ieri dicevo, mentre andavamo in macchina, Filippo gli dicevo: guarda che il coreano oggi passa il turno e per cara vince, e si è avverato. Mi devi dare una schedina, qualcosa, ecco, così, almeno capitalizziamo. Questa? Bonfa, hai organizzato un buffet per il ritorno di Attilio? No, sì, ci ha pensato il gatteo e lo ringraziamo. Forza coreano. Ok. Gabri, sei un bomber fuori dal campo. Domenica tutti a Cervia. In campo no, di sicuro. In campo no. Massimo 4-5 gol. Fuori dal campo no, perché c'ho la moglie, c'ho un figlio, più uno in arrivo, quindi... Beh, forse è in casa, allora. Forse è in casa. È giusto. Allora, direttore, invece, torniamo seri, perché insomma adesso adesso arriva il bello, si dice in questi casi, no? Il campionato comincia adesso. Ma guarda, ieri è stata una domenica dalle grandi emozioni, perché come prima ricordava Gabriele... Abbiamo dovuto rincorrere un obiettivo che abbiamo raggiunto due volte nell'arco dello stesso campionato. Però è innegabile che quello che resterà agli atti sarà poi il risultato di domenica, perché la nostra consacrazione, tra virgolette, a livello sportivo passa attraverso l'affermazione sul campo di Milano Marittima. Di conseguenza la soddisfazione per aver raggiunto un obiettivo che era quello prefissato dalla società c'è. Un grande grazie a tutte le persone che hanno contribuito affinché questo traguardo venisse tagliato altrettanto, però la storia la fai se poi vai a Cervia e riesci a ottenere quello che è l'unico risultato che hai a disposizione, cioè la vittoria. Quello consacrerebbe questo gruppo e anche sarebbe la realizzazione di un percorso che nel mio caso non parte quest'estate, addirittura è il lavoro di due anni, perché la costruzione di questo gruppo, alcune scelte difficili, l'avvicendamento di qualche giocatore che era molto legato all'ambiente coreano, e la conferma di altri giocatori, dell'allenatore e anche tutte le vicissitudini che abbiamo dovuto affrontare quest'anno, e a un certo momento ci hanno messo anche dura prova, però non abbiamo mai perso quella convinzione che avevamo delle qualità, perché delle qualità indubbiamente in questo gruppo c'erano, e ieri è stata un po' la somma di tutte queste qualità che si sono trasferite sul campo, e abbiamo dovuto gettare un po' il cuore oltre l'ostacolo a un certo punto per agguantare un obiettivo che a un certo momento della stagione ci sembrava sfuggire dalle mani, perché ricordo il giorno che il presidente comunicò anche a me, oltre che ai ragazzi, la notizia che all'indomani si sarebbe abbattuto su di noi un temporale, creò lo sconforto un po' in tutti, quindi i ragazzi sono stati veramente bravi, il loro allenatore è stato veramente bravo e oggi siamo felici ma ancora non appagati, perché la storia si deve ancora scrivere. Bene, andiamo a vedere anche la Serie D, Attilio. Partiamo dal girone D,
dove praticamente c'era una lotta fratricida tra romagnole, perché sì, insomma, o il Classe o il San Marino. Sarebbe una delle due, sarebbe retrocessa, l'altra avrebbe fatto i play-out ormai, questo era stato scritto. Dicevo prima, il Classe giocava con l'ultimo in classifica, che ormai era già retrocessa da tempo, ma aspettavo qualcosa di più in casa, che riuscisse a fare il risultato. E invece ha pareggiato. Buon per il San Marino, che si gioca il play-out con il Pavia. San Marino, quindi, che ha perso come sì, da pronostico, perché insomma, Modena aveva troppe motivazioni, perché Modena che deve fare lo spareggio, deve fare lo spareggio, lì, però quella anche sarà una bella partita, perché Modena è venuto sempre in corsa, che la Pergolatese è sempre stata in testa e nell'ultima giornata l'ha raggiunta in classifica, quindi sarà un bel spareggio Modena Pergolatese e San Marino Pavia per i play-out. Chi vince, Giovanni, tra Modena e Pergolatese? È difficile, perché Modena è partito davanti. Modena è una squadra che è stata costruita con un unico obiettivo, con un budget che non c'entra niente per la categoria, con una piazza importante, e ha avuto anche 11 punti in più della Pergolettese, che poi ha infilato tanti risultati e si è portata a più 6 a 3 giornate dalla fine, e sembrava fatta, invece complice anche lo scontro diretto, sono arrivati pari all'ultima, e secondo me, come poi avevo già detto, questa domenica qui era a favore del Modena, perché la Pergolettese poteva mollare dopo aver perso 6 punti nelle ultime 2 giornate, invece è riuscita a vincere. Adesso c'è una partita secca dove può succedere di tutto. Il Modena è più forte, ha 30 giocatori, ha 3 squadre, neanche 2. Però è chiaro che adesso l'onda emotiva è di nuovo dalla parte della Pergolettese, perché la Pergolettese ha superato l'ultima giornata, adesso partono alla pari, ci sono 90 minuti e la Pergolettese può anche non salire, o quantomeno a inizio anno nessuno la considerava nei primi 2 posti. Il Modena, se non vince il campionato, ha fallito, quindi ha più pressione sicuramente, senza un bel dubbio. Playoff, la perdente ovviamente dello spareggio contro il Fiorenzuola, la Reggiana contro il Fanful, ovviamente Reggio Audace, insomma, per Reggiana. Playout sempre il 12 maggio, così come lo spareggio tra Modena e Pergolettese, Pavia San Marino, come detto, anche Mezzolara Sasso Marconi, mentre retrocedono in Eccellenza appunto Classe e oltre Po Voghera. Io credo che il Classe, con molto rammarico, perché insomma sembrava a un certo punto potercela fare, ripresa, giocare meno infatti, i playout, invece ha fallito l'ultima partita in casa, non è riuscita a vincere. Andiamo al girone F, quello che coinvolge più romagnole, che insomma qualcuno può già festeggiare, qualcuno invece dovrà aspettare, anche in questo caso gli spareggi come il San Marino, e mi riferisco a Sant'Arcangelo ovviamente. E allora possiamo dire, per il girone F ovviamente promosso Cesena, in C, il Cesena, che però non ha passeggiato come magari ci si potesse aspettare, no? All'inizio del campionato, è vero, è partita tardi, ben detto tutto, cioè con tutte le attenuanti, però insomma è stato un campionato piuttosto complicato, insomma alla fine obiettivo raggiunto, comunque, che era la cosa per il Cesena. Anche il Matelica stesso ha avuto i suoi problemi, perché il Matelica è stato in testa per parecchio, poi ha perso diverse partite consecutive, e quindi Cesena meritatamente, l'ultima giornata ieri 1-1, non fa male a nessuno, infatti mi hanno detto che il secondo tempo, se l'arbitro fischiava alla fine sarebbe stato. Ho avuto degli amici che sono andati e mi hanno detto mai più, perché se poteva fischiare alla fine all'inizio del secondo tempo vabbè, però dopo l'1-1 non c'è stato più gioco, niente, aspettavano solo il fischio finale dell'arbitro. Ci sta, facciamo i complimenti a Beppe Angelini, a tutto il suo staff e ai, appunto, ai ragazzi bianconeri. Playoff Matelica San Giustese a questo punto è Recanatese Pineto, 12 maggio, una favorita, un nome? Io dico Recanatese. Giovanni? Matelica, anche perché è in finale di Coppa e questo vale 0,25 punti per più il punteggio, in vittoria, ecco, di ripescaggio, 0,5 se vince. Quindi hai fatto Coppa, tutti i calcoli te così, su Matelica, perché passare dalla D alla Lega Pro è sempre è sempre un termine. Ci vuole la calcolatrice. Squadra B, retrocessioni, ripescaggi, non si sa mai. Secondo me la Recanatese è una gran squadra, davanti è una delle due più forti del girone. Matelica ha fatto 80 punti, penso sarebbe anche giusto che andasse su.
Playout Avezzano Sant'Arcangelo 12 maggio, insomma già per il Sant'Arcangelo un successo aver raggiunto per come si era messo il campionato e per le condizioni in cui l'ha dovuto fare, affrontare insomma quest'anno, raggiungere i playout. L'altro playout sarà tra Vastese e Agnonese e poi retrocedono in eccellenza Isernia e Castelfidardo. Tra l'altro insomma Sant'Arcangelo è riuscito proprio grazie alla combinazione di risultati e la sua vittoria. Sarà dura perché Avezzano è un campo molto molto difficile, quindi sarà dura, deve mettergliela tutto il Sant'Arcangelo perché non è facile, perché il campo di Avezzano, chi ha giocato sopra sa che come pubblico, come campo, è molto molto difficile giocare su quel campo lì. Leonardo, prima di chiudere questa seconda parte di Calcio Punto Basket, abbiamo detto quelli che sono gli impegni anche ad ampio raggio, no? Per quanto riguarda l'estate, per quanto riguarda poi questa esperienza all'estero, insomma molto bella anche per chi l'affronterà. Il prossimo impegno è qualche indicazione per poter anche avvicinarsi al Beach Soccer Rimini? Sì, noi da metà maggio inizieremo a fare la preparazione, quindi chiunque vuole partecipare ci fa anche molto piacere. Come ti dicevo, vogliamo ampliare la rosa dei ragazzi del territorio. Il 1 giugno faremo una presentazione, faremo un primo test il 2 di giugno che andremo a giocare a Ravenna contro Pisa, Milano che è ritornata ed è una delle società più prestigiose in assoluto. Ti faccio solo l'esempio che un paio di anni fa ha fatto la Coppa Intercontinentale assieme a Dida, tra i portieri in cui giocava. E ci sarà anche Romagna e una squadra di Udine, quello sarà il nostro primo test e poi ci prepariamo per il campionato di Serie B che si concluderà il 4 di agosto a Napoli e con la speranza appunto di essere noi una delle squadre che farà le finali. Molto bene, per tutte le informazioni c'è la pagina Facebook, esatto, Rimini Beach Soccer, a cui potete appunto fare riferimento. Grazie ai nostri ospiti, grazie a una cosa per chiudere, mi raccomando alla federazione che quest'anno l'Alfonsini guarda la cartina geografica, perché è andato su Indiche, non lo mette anche quest'anno nel girone su come due anni fa. Che si facciano delle divisioni geografiche, sì, no? non un po' casuali a volte. Beh, questo è l'auguro, penso che si facciano gli amici di Alfonsine. E dicevo, grazie Riccardo anche per aver scelto Calcio Punto Basket per la tua prima qui in Emilia Romagna. Complimenti per i 100 gol in eccellenza. In bocca al lupo ovviamente al Tropical Coriano, così come a Rimini Beach Soccer per i prossimi imminenti a questo punto impegni. E complimenti anche ovviamente all'Alfonsine, grazie a tutti voi. Noi tra poco torneremo con il Rimini che non è andato oltre il pareggio, ha vinto la paura Roma Nera, abbiamo detto tra Rimini e Renate, però mentre Renate con il pareggio è riuscito a salvarsi direttamente, il Rimini dovrà passare dai playout con la Virtus Verona. Di questo ovviamente parleremo ampiamente tra poco con i nostri ospiti e opinionisti, quindi restate con noi.